Ciao a tutti, quest'oggi si apre un Heritage Box della Tops, questo è del 2015, dentro ogni box ci sono 7 bustine più una relic card, abbiamo i nostri 7 pacchetti più la card speciale. Qui ci sono le percentuali per le carte più rare. Ora vado ad aprire il primo pacchetto. Non sono mai fortunato con gli sbusti, preferisco comprare le serie complete, ma in questo caso, visto che ho trovato un buon prezzo, ne ho approfittato. Vado con la prima bustina. Il Billy Jim, grande del passato, gli accoliti che sarebbero JBL e Ron Simmons, Eddie Guerrero, grande Eddie Guerrero, Jake the Snake Roberts, The Outsider, Stone Cold Steve Austin, Dave Boy Smith, un giovanissimo Dave Boy Smith, fatto nel 1985, Luke Harper. E la carta di Christian. Un primo pacchetto interessante con un Eddie Guerrero che fa sempre piacere trovare. Secondo sbusto, vediamo se sarà meglio o peggio del primo. Partiamo con una diva, Emma, che non è più in WWE, ma ha avuto un paio di anni buoni. Daniel Bryan, attenzione, questa carta è proprio quella dello Yes Movement. Mark Henry, Roman Reigns in versione Shield, Cesaro, ancora col costume nero, quello con cui ha vinto il Royal Rumble match a WrestleMania, Andre the Giant Battle Royale, perdono. The Miz, nera. Questa è più rara delle altre. The Miz è uno dei miei preferiti. Mark Henry, qui in versione giovanissima, infatti del 1996, e Naomi, anche qui quando era ancora NXT, quando ho partecipato alla seconda edizione di NXT, quella per le Diva, che è stato un mezzo flop, e Booker T. Passato da combattente, ora al commento. Stato un pacchetto interessante questo, molto bello. The Miz Nera. Terzo pacchetto. Dolph Ziggler. Neville. Rusev Day. Stardust, qui Cody Rhodes. Quando ancora era in WWE, attenzione, Alexa Bliss, qui ancora NXT, Sasha Banks, tanta roba Sasha Banks, la mia preferita, Chris Jericho, Kalisto, e la Zelina Now di John Cena, in versione prototype e in versione attuale. Bello, bello, bello questo pacchetto. Con Alexa Bliss, ricordo che qui non ci saranno carte autografate o speciali, c'è solo una relic card che apriremo alla fine, e qui ci possono solo trovare quelle bordate diverse come The Miz prima. Lita, bellissima Lita. Tito Santana, un grande del passato, un'altra del passato, IRS. E Ted DiBiase con i titoli, Jim Ross, il grande Jim Ross, The Funks e Bushwalker, grande, epica questa carta. Qui un IRS del 91, Rookie of the Year. Un'altra diva, Summer Rae, e As Then and Now di Sting. Pacchetto
leggermente inferiore al precedente. Vediamo se e come andrà. Le uniche carte speciali che si possono trovare così nei pacchetti che sono leggermente più rare sono quelle legate al gioco della WWE. Ne sono uscite, mi sembra, 10 in questa collezione. Bam Bam Bigelow, Natalia, Christian, grande Christian. Callisto, ma mi sembra diversa da quella prima, non mi ricordo quella prima. Fandango, ecco quelle che dicevo, le speciali, l'ho chiamata Finn Balor, speciale WWE 2K16, sì. Kama, Rookie of the Year, Ryback, quando ancora era NXT, e Then and Now, Big Show, uno dei miei atleti preferiti. Questo pacchetto buono, mi ha trovato anche la speciale di Finn Balor, che sempre fa sempre piacere. Penultimo pacchetto, Baron Corbin, Eve, Ultimate Warrior, grande Ultimate Warrior, Mr. Perfect, questo è un grande pacchetto, Rob Van Dam, attenzione, un'altra speciale, Stone Cold Steve Austin, Sin Cara Rookie of the Year, Roman Reigns quando ancora era NXT, e per finire William Regal. Attenzione, adesso il general manager di NXT attuale. Ultimo pacchetto e poi andiamo allo sbusto della Relic. La Legione Straniera, British Bulldog, Rhythm and Blues, attenzione, questo è un gran pacchetto per gli amanti del passato, The Bella Twins, Brock Lesnar, attenzione, una speciale, mi ero dimenticato di queste speciali, si possono trovare NWO, Mr. Wall Street, ritorniamo noi, Dolph Ziggler Rookie of the Year, Lana, quando ancora era NXT, giovanissima, è sempre gnocca. E la Then and Now di Seth Rollins. Ma adesso è il momento che tutti aspettano. Apriamo la relic. Ricordo qui niente firma. Attenzione, Xavier Woods, Money in the Bank 2015. Authentic Matte Relic, il tappetino, tappeto del ring. Attenzione. Bella, pensavo poteva andare peggio. Xavier Woods è un atleta che apprezzo. È molto bella questa carta. Termina qui quindi lo sbusto del box della Tops. Queste sono Heritage 2015. Le card, ve ne faccio vedere una ad esempio, sono leggermente più spesse delle card normali e dietro ogni card ci sono delle informazioni, ovviamente scritte in inglese, ci sono delle informazioni per ogni atleta. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo sbusto.